partire con quel che devo fare. Io parlerò poco oggi, in ogni caso. Chiederei al sindaco De Luca di commentare quello che abbiamo sentito finora. All'inizio 2011 poi hanno cancellato questo incentivo di 40 euro a tonnellata. Sicché fra un comune che fa il 70% di raccolta differenziata, che realizza un impianto di compostaggio, che è autonomo sul piano della raccolta dei rifiuti, e un comune che ha il 3% di raccolta differenziata, qual è la differenza? Una soltanto, che io ci rimetto 29 milioni di euro e l'altro comune no, perché la differenziata costa al di là di tutte le poesie, perché per fare la differenziata al 70% devi avere 5 passaggi a domicilio di 450 dipendenti. Per 5 giorni alla settimana. E così per i programmi di investimenti. Se io ho un taglio di trasferimenti dello Stato del 50%, dopo aver impostato i miei programmi di medio-lungo periodo, cioè dopo aver acceso mutui per fare opere pubbliche e realizzare cose di interesse della mia amministrazione e parcheggi interrati, e poi decido di realizzare 10 asili nido, potendo contare su entrate X, se queste entrate X si riducono del 50%, io ho una penalizzazione che è di gran lunga maggiore rispetto ai comuni che non hanno programmato ed investito assolutamente niente. Ma si può vivere in un paese del genere? Un comune che non ha un programma di investimenti pubblici e quindi un livello di mutui da pagare elevato, sta di gran lunga meglio rispetto a un comune che ha avuto il coraggio di investire nella trasformazione urbana. Allora, noi siamo oggi in questa condizione. E la cosa drammatica è che noi continuiamo ad andare avanti in questa direzione, perché la vicenda dell'IMU è emblematica di questo tentativo infame di scaricamento di responsabilità sugli enti locali e di appesantimento dei bilanci dei comuni. Io ho sorriso molto quando qualche mio collega di governo diceva: ma noi avremo la somma di tassa dei rifiuti e di IMU che con la nuova proposta sarà sicuramente inferiore. Ma inferiore a che? Mi possano ammazzare, inferiore a che? Perché facevano i calcoli sul limite inferiore delle addizionali che sono a disposizione dei comuni. Ma c'è un comune in Italia che possa mantenere la soglia più bassa per le addizionali? Noi sicuramente non ce la facciamo, credo. 99% dei comuni non potrà non aumentare le addizionali, cioè stiamo truffando. Allora, abbiamo subito i tagli, abbiamo una condizione dei mutui che è quella che è. Provate voi ad accendere un mutuo, io ho qualche esperienza, ho qualche anno alle spalle come amministratore, rispetto a 10 anni fa, 7 anni fa, oggi l'accensione di un mutuo della Cassa Depositi e Prestiti è diventata un calvario. Se dovessimo rispondere a tutte le richieste che fa la Cassa Depositi e Prestiti per accendere un mutuo, noi non lo accenderemo mai. Mi è capitato di fare un'opera pubblica per fare un sagrato di una chiesa. Pensavo che almeno la sacralità dell'opera meritasse rispetto. Non mi hanno chiesto tutta la documentazione per sapere qual era il titolo di proprietà delle scalinate del sagrato della chiesa, ma che te ne frega di chi è proprietario? Io ti pago la rata del mutuo e caccia questo mutuo. Non esiste, perché ovviamente l'obiettivo non è quello di erogare il mutuo, ma di frenare la liquidità in circolazione. Non c'è niente da fare, l'orientamento che è stato dato è questo. Allora, siamo anche qui a livelli di pura demenzialità, dovremmo fare una battaglia a livello europeo, perlomeno gli investimenti sottraiamoli al patto di stabilità. Ma è chiaro che questo meccanismo ci porta veramente in un vicolo cieco. Come potete vedere, tutte queste operazioni di finanza rigorosa non è che abbiano ridotto di una virgola il debito pubblico di questo paese, ma lo hanno fatto aumentare. Perché questa linea di politica finanziaria produce il doppio danno, una riduzione di entrate e quindi aumenta il debito pubblico e una compressione dei consumi e quindi una riduzione dell'attività economica. Ma come si fa a non capire questo meccanismo? Allora, io non voglio neanche arrivare alla valutazione estrema rompiamo con l'euro, probabilmente c'è una via intermedia, ma perlomeno la sottrazione degli investimenti al calcolo del patto di stabilità, che è cosa del tutto ragionevole, su cui possiamo trovare un punto di equilibrio anche a livello europeo,
può essere acquisita facendo una battaglia con i nostri amici tedeschi per dire: cari amici tedeschi, capiamo che voi avete introiettato il trauma della inflazione degli anni 20-30, ma non è che possiamo essere inchiodati a questa nevrosi e condannare alla depressione generale i nostri territori. Introduco un'altra valutazione che non è di carattere economico, ma di carattere democratico, civile. Provate a immaginare che cosa significa questa condizione di depressione, di disoccupazione, 50% dell'area giovanile disoccupata nei territori della Campania o del Sud. C'è un costo umano, sociale, civile, democratico, che non è calcolabile in termini finanziari, ma in termini di civiltà. Noi stiamo arrivando a livelli di imbarbarimento nella vita pubblica, noi stiamo consegnando interi pezzi di territorio nazionale nelle mani della camorra e della delinquenza organizzata. Come bisogna dirla questa cosa? Se l'unico denaro che rimane in circolazione è quello della camorra, noi arriveremo ad inquinare anche i settori economici sani, ma ci vuole tanto per capire, ci vuole tanto. E tuttavia, un'ultima considerazione. Tralascio pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione, anche qui noi abbiamo difficoltà anche a certificare il debito. Noi siamo riusciti a farlo, abbiamo pagato tutto il 100% di quello che abbiamo avuto per la legge 35. Ci sono altre istituzioni, Regione Campania ha 2 miliardi a disposizione, ma debiti certificati per 500 milioni. Perché poi abbiamo scoperto che i bilanci dell'ASL Napoli 1 si facevano in maniera creativa, per trasmissione orale, diciamo. Mica c'erano le fatture, i debiti, i crediti, no? Come i menestrelli del Medioevo, come i cantastorie, diciamo, la lingua di Manfredi e quant'altro, no? Mi ricordo che i debiti dell'ASL, perché alcune fatture si pagavano 3 volte, che vuoi pagare i debiti in quelle condizioni? Un'ultima considerazione. Mettiamo il caso che noi avessimo tutti i soldi che ci servono. Mettiamo che risolviamo il problema del patto di stabilità. Mettiamo che se predichiamo il meccanismo di investimento dei fondi europei, altro capitolo demenziale, non ci torno troppo lungo. Ma voi pensate che noi riusciremo nel nostro paese a rilanciare gli investimenti? È chiaro, qualcosa di più sicuramente potremmo fare. Ma non saremmo in ogni caso all'altezza dei paesi che competono oggi con l'Italia. Perché? Perché abbiamo il groviglio della palude burocratica che diventa il punto di blocco vero di questo paese. Questo è un paese paralizzato, ingessato. Badate, la trasformazione urbana dovrebbe essere teoricamente il campo di più immediato rilancio dell'economia, perché lì la domanda c'è. La domanda di civiltà, la domanda di parcheggi, la domanda di manutenzione stradali c'è, non te la devi inventare. E tuttavia noi siamo in una condizione di sostanziale paralisi, soprattutto a sud di Roma, perché il groviglio e il sistema di blocco che c'è fra sistemi di controllo asfissianti, fra meccanismo delle autorizzazioni e dei pareri preventivi da dare, in una regione come la nostra una valutazione di impatto ambientale significa 3 anni di carte che vanno avanti e indietro. Io credo che noi dobbiamo smantellare tutto il sistema di controlli preventivi, salvo che per le opere di impatto strategico dobbiamo fare 2 cose, dare fiducia ai progettisti, fiducia agli imprenditori, fate quello che volete, lo Stato si riserva controlli a campione e poi inasprisce le sanzioni nei confronti di chi presenta carte false. Basta che diamo 6 mesi di carcere a uno che fa la progettazione e dice, falsando i dati, che risponde alla normativa nazionale, regionale e comunale per ricondurre ad ordine tutto. Il sistema dei controlli preventivi ci porta in questa situazione. Ci siamo illusi di aver controllato il territorio, poi apprendiamo che in Campania abbiamo 70.000 alloggi abusivi. L'ipocrisia fatta istituzione. Ci salviamo la coscienza per dire che abbiamo 1.000 controlli, dopodiché abbiamo un'esplosione di abusivismo che fa paura e che non toglierà di mezzo nessuno, perché ci vorrebbero le bombe atomiche per demolire 70.000 alloggi. Io non so chi è in grado di farlo oggi in queste condizioni.
controlli dei TAR, ricorsi ai TAR, sotto TAR, siamo in una condizione di sostanziale paralisi operativa. Mi limito solo ad accennarlo. Il groviglio burocratico, l'intreccio fra giustizia penale e giustizia amministrativa, lo scivolamento continuo sul terreno penale anche di materia amministrativa, la paura della firma che ormai tocca la pubblica amministrazione in Italia, per cui nessun dirigente firma più niente perché ha paura dei processi e dei ricorsi all'autorità penale. Tutto questo, unito al disastro finanziario, ci dà la fotografia di un paese che è condannato all'immobilismo e ad una crisi sociale che sta diventando davvero esplosiva. Prima troviamo consapevolezza di questo, meglio è per il rilancio serio del nostro paese. E che nessuno si permetta di chiamarmi eroe, l'ho fatto per motivi solamente miei, sono troppo diverso dai vostri eroi, l'ho fatto per me.